Ciao a tutti, benvenuti anche oggi sul mio canale, anche oggi per un video vlog che è dedicata a un'artista veramente fantastica, a me molto cara, e volevo subito ringraziare, fra l'altro, il canale YouTube La Luna nel Cortile, che praticamente si occupa interamente di quest'artista e che gentilmente mi ha chiesto di poter fare di lei delle nuove cover. Siccome in questo periodo non riesco a farne tante di cover, perché sto realizzando le cover in maniera un po' diversa e il lavoro è un po' più lungo rispetto a prima, realizzare le cover ora mi prende un po' più tempo, e quindi nel frattempo ho chiesto a questo amico che appunto mi ha invitato da questo canale, canale che appunto è gestito da due ragazzi, uno si chiama Ivan, l'altro però adesso non ricordo, mi scuserà tantissimo, Damiano, praticamente mi ha chiesto di fare una nuova cover della Lena Biolcati, perché questa è l'artista di cui ci occupiamo oggi. Allora io nel frattempo, per prendere tempo proprio sul fatto delle cover, gli ho proposto invece di dedicare a lei un vlog, un video vlog, la storia della Lena. Non potevamo, già in parte l'avevo sfiorata quando ho parlato di Stefano D'Orazio, no? Però voglio proprio dedicare un vlog interamente a lei, con tutti i suoi successi e tutte le sue canzoni, dedicarlo al canale che appunto la omaggia, che è La Luna nel Cortile, e ringraziarli fra l'altro anche per l'invito e per i complimenti. Oggi però vi parlo di Lena Biolcati. Siete pronti? Vai! Buona visione, chiaramente, e benvenuti sul mio canale. Lorena Lena Biolcati è nata a Gagliate il 26 gennaio del 60 ed è una cantante italiana. Ha avuto una buona popolarità in Italia negli anni 80, decennio nel quale ha esordito vincendo Castrocaro e ha partecipato a 4 festival di Sanremo, vincendo Fra le nuove proposte nel 1986. Negli anni 90 la sua carriera ha subito una battuta d'arresto, per poi ritornare sulle scene musicali a partire dagli anni 2000 come attrice di musical. La sua carriera è stata sostenuta fin dall'esordio dai Pooh, che hanno prodotto i suoi album e scritto le sue canzoni. Lena Biolcati è parente della cantante Milva. Cominciò con il Festival di Castrocaro nell'84, dove presentò il brano Aquarius, con quale appunto canzone vinse la manifestazione. Dotata di una voce bella e dalle grandi potenzialità, venne notata e arruolata nella scuderia dei Pooh, che per molti anni seguiranno la carriera artistica di quest'interprete novarese, come autori della maggior parte delle sue canzoni e produttori dei suoi dischi. La vittoria a Castrocaro le permise di partecipare anche a Sanremo dell'85, nella sezione Nuove Proposte, dove si presentò con una canzone che si intitolava Innamoratevi come me, scritto per l'occasione da Roby Facchinetti, tastierista dei Pooh, e da Valerio Negrini. Il brano si classificò terzo. La Biolcati partecipò al festival organizzato anche a Riva del Garda, il festival di Riva del Garda, classificandosi seconda, mentre al Festival Mondiale di Tokyo riuscì a classificarsi prima con la canzone C'è ancora cielo, guadagnandosi la stima e il riconoscimento da parte della stampa nipponica. Perché ci fu un periodo, questo lo apro una parentesi io, in cui l'Italia non partecipava più all'Eurovision Song Contest, ma coloro che vincevano Sanremo andavano a rappresentare l'Italia al Festival di Tokyo. Questo è accaduto anche a Gianna Nannini, è successo anche a Tiziana Rivale, per esempio, che non sono andati all'Eurovision, ma comunque hanno rappresentato l'Italia in un altro grande festival che c'era all'epoca, che era il Festival di Tokyo, festival che poi si è concluso una volta che è cambiata la politica del paese a Tokyo, e quindi hanno deciso di chiudere quella manifestazione. Però un tempo era famosissima, e questo volevo dirvelo. L'anno seguente, si parla del 1986, tornò nuovamente al Festival di Sanremo. La canzone era Grande Grande Amore, composto da Maurizio Fabrizio con i testi di Stefano D'Orazio. Vinse nella sezione Nuove Proposte. Per la prima volta un vincitore si aggiudicava contemporaneamente anche il premio della critica. Il brano, come tutti gli album di Lena Biolcati, fu prodotto dal batterista dei Pooh Stefano D'Orazio. Nello stesso anno uscì per l'etichetta First il primo album dell'artista,
che si intitolava come lei. Con il brano Io donna anch'io partecipò e vinse un disco per l'estate. Nel 1987 partecipò nuovamente a Sanremo con Vita mia, incluso in un album, aggiungo io, bellissimo, Ballerina, che contiene anche una cover meravigliosa di un famoso pezzo di Lucio Battisti, Pensieri e parole, che lei la canta benissimo, veramente. Secondo me è la più bella cover, e questo l'aggiungo io, fra le tante artiste o artisti che hanno rifatto questa canzone, lei è sicuramente la migliore, assolutamente sì. E dentro questo disco album Ballerina avrà anche una canzone che è scritta per lei da Gianni Tonni, e sarebbe Quando verranno a cercare. In seguito all'uscita del suo secondo disco, lei era partì per un lungo tour che la portò a esibirsi in giro per il mondo, dall'America settentrionale e meridionale, l'Europa dell'Est, chiaramente anche l'Italia, si parla anche dell'Italia. Dopo l'uscita del suo terzo album, che si intitolava La luna nel cortile, nell'89, e da lì si sono ispirati i miei amici appunto del canale di Lena per intitolare appunto a lei questo canale, Lena partecipò a Sanremo nuovamente nel 90 e la fece con Amori, un brano del quale lei per la prima volta firma il testo, e sarà l'ultima apparizione nella manifestazione nell'anno in cui fu vinta dai Pooh in abbinamento con la D.D. Bridgewater con Uomini Soli. Dopo la raccolta 90 giorni dopo del 1990 e la partecipazione al Cantagiro con la canzone Cantilena, la Biolcati decise di interrompere la propria carriera musicale per dedicarsi a tempo pieno a sua figlia Silvia. Lentamente Lena scompare dalle scene musicali per tornarci solo nel 99, quando inizia anche a studiare recitazione. Un suo spettacolo musicale per bambini fu rappresentato nella Sala Nervi in Vaticano. Nel 2000, insieme a Stefano D'Orazio, aprì anche una scuola di canto a Roma. Nel 2002 Lena fu scelta da regista Saverio Marconi per ricoprire il ruolo di protagonista del musical Pinocchio dei Pooh. Nel ruolo di Angela si esibì insieme alla Compagnia dell'Arancia per oltre 130 date al Teatro Diners della Luna di Assago e al Gran Teatro di Roma nel marzo del 2003 fino al febbraio del 2004. In seguito a questa esperienza si consolidò la passione di Lena per il teatro e il musical, con la partecipazione all'ultimo spettacolo di Manuel Frattini, interprete principale di Pinocchio de Pooh, intitolato Toc Toc e Time for Musical, in scena a Selvino nell'estate del 2005 e a Milano nel 2006 al Teatro Nazionale. Dal 2006 Lena Biolcati scrive sceneggiature per commedie musicali come E Adesso Musical, Blues Mama Club e Il Dono. Il suo spettacolo Sindrome da Musical, interpretato da sua figlia Silvia Di Stefano insieme a Manuel Frattini, è stato in scena dal 2012 al 2014 in un tour nazionale. È inoltre impegnata nell'insegnamento del canto in diverse accademie di musical e come vocal coach di grandi nomi del panorama musicale italiano. Dal 2012 inizia a collaborare per la Compagnia dell'Arancia negli spettacoli Grease, Frankenstein Junior e Cercasi Cenerentola. Nella sua vita Lena Biolcati ha inciso 3 album in studio, una raccolta, 9 singoli. Questa era la carriera della grande Lena Biolcati. Una carriera, quella di Lena Biolcati, che non è ancora finita, anche se è diversa, ecco, da quella con la quale aveva iniziato, perché si sta parlando di una carriera di una cantante proprio tipica italiana, che inizia con Castrocaro, Falzeremo nuove proposte, Falzeremo big, ci riprova più volte, vince tanti premi, fa i suoi festival estivi, esce con i dischi, proprio la classica carriera di una cantante interprete italiana. Poi ha voluto cambiare e dedicarsi proprio ai musical a tutto tondo, prima come protagonista, come attrice, poi come produttrice, poi come scrittrice di testi, di sceneggiature, insomma ha veramente fatto questa carriera in tante direzioni differenti. Allora, al di là del fatto che è bravissima in tutto quello che fa, noi sinceramente, noi grandi appassionati di musica italiana neomelodica, l'avremmo voluta cantante per sempre, perché a mio parere, io l'ho sempre pensato, la voce di Lena Biolcati è probabilmente la migliore voce
italiana uscita dagli anni 80 in poi, cioè non, assolutamente non si offende, non si deve offendere assolutamente la Pausini né tantomeno Giorgia, però veramente Lena aveva una qualcosa, ecco, che era superiore a tutte queste altre interpreti bravissime, fra l'altro, che io stimo e ammiro e seguo, perché aveva questa grande vocalità molto alla Mina molte volte, però qualcosa di diverso. Lei secondo me era unica in tutto quello che è stata una delle voci che ho amato di più, assolutamente, assolutamente sì. Bravissima anche dal vivo, l'ho vista un paio di volte se non sbaglio dal vivo in concerto, e ha sempre avuto una tenuta di palco e di voce magnifica, veramente stupenda. Io sprecherei complimenti su quest'artista, ma avete proprio preso nel nervo, perché è una delle mie preferite da sempre. Pensate che quando ho voglia di sentir cantare davvero, io metto su ancora oggi una pennetta dove c'ho tutte le canzoni di Elena Boccati, quando voglio sentir cantare davvero. Questa è proprio la frase che dico ogni volta: via, oggi voglio sentir cantare davvero, e metto su Lena. Allora, Elena Boccati, se mi dovete chiedere qual è la canzone che ho amato di più, ecco, qui sono in difficoltà perché ce ne sono molte, perciò ve le dico più di una. Innanzitutto, tutto l'album Ballerina è tutto bello, tutto mio preferito. Ballerina in primis come canzone appunto di questo disco, come ho amato, e l'avete capito quando parlavo appunto della descrizione e del racconto sulla Lena, della cover di Battisti, perché pensiere e parole, ragazzi, come l'ha fatta lei non ce n'è, io ve lo dico, non ce n'è per nessuno veramente. Poi un'altra canzone che ho amato tantissimo è Io Donna Anch'io, che era molto bella perché si ripeteva tante volte, ma lei ogni volta con una carica sempre più forte. Io ho trovato il suo modo di cantare assolutamente fantastico, via, non c'è niente da fare, cioè è inutile che stia a dilungarmi, potrei fare un vlog di complimenti che dura da qui a domani, è praticamente su di lei. Allora, questo è quello che ho voluto dedicare a Lena Boccati, questo vlog, grazie al canale di YouTube La Luna nel Cortile, che appunto ha voluto che io creassi questo vlog appunto dove racconto la storia di Lena Boccati. Da me appunto desidererebbe anche una nuova cover, appena riesco la farò sicuramente, e vi ringrazio molto anche per questo invito. E se vi piace questo modo di fare i vlog, voglio ricordarvi che nel mio canale c'è un'intera playlist, fra le tante, dove racconto storie, che si chiama Vlog e Dintorni. All'interno racconto storie di tanti cantanti, tanti artisti, e senza un ordine ben preciso, io vado avanti e a seconda degli eventi vi racconto la storia di questi artisti. Quindi se vi fa piacere potete vedere questa playlist. All'interno del mio canale c'è playlist dove racconto la storia di Sanremo, la storia del disco per l'estate, tante storie di tante manifestazioni, di tanti artisti, e poi canto tante canzoni. Ci sono in totale 1800 video, avete voglia voi di sbizzarrirvi. Se vi fa piacere, fa piacere anche a me se vi iscrivete al canale. Io vi aspetto alla prossima volta. Ciao da Ale e grazie.